ci interessa molto sapere da te, che sei arrivato da poco, e quindi da poco con il Lopez come allenatore, che magari in campo hai avuto esperienze dirette, se la realtà che si legge sui giornali, si sente sulla piazza, corrisponde a quello che vivete, lo vivi tu, nello spogliatoio, sul campo, come lavorate con Lopez. È un allenatore che è in difficoltà? Com'è la situazione del vostro rapporto con Lopez in questo momento? Un allenatore che ha difficoltà, non penso proprio, non mi sembra di vederlo in difficoltà, nel senso, se qua c'è un po' di difficoltà è la squadra, siamo tutti insieme, ma non certamente solo l'allenatore, ecco, perché i risultati non sono dettati dalla colpa solamente dell'allenatore, ma sono dettati dalla colpa di tutti. È normale che lui sia il primo responsabile, però questa squadra ha bisogno di migliorare, in questo momento stiamo facendo un po' di difficoltà, soprattutto in casa. Però mi sembra eccessivo dare addosso a questo allenatore che finora ha fatto tanto con questa squadra. Senti, la B, Daniele, te la ricordavi così difficile o forse è stato un po' complicando la vita da soli? No, anche più difficile. La B che ho vissuto io sto facendo più difficile, perché io tre anni fa sono andato in Serie A all'ultima giornata, all'ultimo minuto, dei playoff, non del campionato normale. Per cui per me è stata ancora più difficile e non mi stupisce che anche adesso sia un campionato molto difficile, perché è un campionato dove il Bologna in questo caso è la squadra da battere, è la squadra dove, nella quale tutti quanti giocano al 200% e ci mettono l'anima, per cui noi dobbiamo essere bravi a pareggiare con tutte le altre squadre a livello caratteriale, a livello di spirito di sacrificio, perché sappiamo che a livello di qualità siamo superiori a quasi tutte le squadre. L'altra sera un allenatore di un'altra squadra, la Latina, con Giuliano, quindi un osservatore esterno, ha detto che correte meno del Latina e forse anche di molte altre squadre. È un problema di condizione atletica? Tu vieni dalla Sampdoria, hai fatto la preparazione altrove, hai notato qualche problema? No, secondo me non è tanto il fatto di correre meno, perché io ho un po' d'anni che gioco a calcio, ma non sempre chi corre di più vince o fa meglio. Secondo me il fatto è correre, bisogna correre tanto ma bene, che è diverso dal correre tanto, per cui non è una questione secondo me di correre, perché questa squadra è una squadra che lavora durante una settimana, che si impegna, non vedo dei grossi cali, anche se come hai detto te i primi sei mesi non li ho fatti qui, per cui non so paragonare se magari prima era diverso da adesso, però per la mia esperienza ti dico che questa è una squadra che lavora, una squadra che si impegna durante la settimana. E tu personalmente, avendo fatto tutte le partite consecutive da titolare, ti senti ancora comunque in palo, fresco, puoi fare tre partite in 8 giorni? Per cui... ci mancherebbe. Sì. Cioè, hai giocato un po' di meno alla Sampdoria recentemente, stai bene? Insomma. No, sono stato alla Samp, ho saltato le ultime 3 partite a gennaio, perché c'era questa condizione che dovevo venire qui, per cui non ho giocato, ma prima sono sempre stato disponibile. Quindi comunque la difesa direi che è la nota positiva, perché avete preso 2 gol particolari con Vicenza, per il resto sempre tutto abbastanza tranquillo, invece che cosa non va da lì in avanti? Ma è la parte che in questo momento facciamo fatica a creare gioco, creare palle gol, ma questo non è solamente una colpa dei nostri attaccanti, del reparto offensivo, è una colpa di tutti, perché l'azione parte da noi difensori, per cui anche noi dobbiamo essere più bravi a liberare gli spazi, a cercare di fare arrivare palla ai centrocampisti o direttamente agli attaccanti in modo più semplice possibile, più pulita possibile, in modo che i nostri attaccanti siano messi meglio per cercare di fare gol. Senti, da questo punto di vista, visto che voi nelle ultime 2 partite almeno avete giocato con 2 esterni, come Masina e Mbaye, che forse hanno proprio nella spinta anche le loro caratteristiche migliori, e insomma, non sono stati utilizzati più di tanto, proprio perché secondo te sono stati bravi gli avversari a chiudere bene anche tutti gli spazi per loro, oppure magari appunto vi è mancato qualcosa a voi? Sicuramente non è facile giocare quando... anche martedì Latina è venuto qua e si è chiuso molto rispetto a Vicenza, che Vicenza invece ha giocato molto di più e lì è stato più colpa nostra. Secondo me martedì
abbiamo trovato più difficoltà perché l'Atalanta si è chiuso come aveva fatto anche la Ternana la partita precedente. Per cui anche se c'hai due terzini che spingono, ma quando non c'hai il campo alle spalle, non c'hai spazio per andare, fai fatica, ti ritrovi imbottigliato e devi essere bravo a girare palla veloce, a cercare il buco magari muovendo palla dall'altra parte del campo e entrarli anche magari in uno contro uno, saltare l'uomo e creare la superiorità numerica. Ecco, forse in questo momento dobbiamo cercare più queste giocate per, appunto, per creare lo spazio, perché pochi metri di campo c'è una concentrazione di giocatori importante, per cui non è assolutamente facile. Senti, siete secondi, quindi io attualmente in Serie A, le ultime 10 partite sono superiore addirittura di 2 punti a partita, eppure nell'ultima partita siete usciti tra fischi, insomma, non clamorosi, ma abbastanza distintamente udibili. Sono fischi ingenerosi secondo te? Sono fischi legittimi? Il tifoso ha il diritto di esprimere il proprio giudizio senza nessun problema, e forse è anche giusto, perché insomma se mi chiedevi a me prima di Vicenza cosa potevo aspettare di queste due partite, io sicuramente ti avrei risposto 6 punti, questo è poco ma sicuro, per cui è naturale che avendo perso venerdì con Vicenza e pareggiato martedì con Latina un po' di delusione c'è, però insomma chi ha fatto calcio, chi è dentro il mondo del calcio da molto tempo sa che il campionato è ancora lungo, ci vuole calma, ci vuole pazienza, non si può buttare via tutto quanto quello che si è fatto finora, come hai detto te siamo secondi in classifica, per cui dobbiamo continuare a lavorare e cercare di fare meglio sicuramente di quello che stiamo facendo adesso per raggiungere l'obiettivo finale. Tu ti aspettavi di arrivare in questa realtà, cioè in una realtà così, con questa pressione, con queste... nel senso che si è scaldato l'ambiente negli ultimi mesi, proprio dal mercato in poi, nel senso che se prima lasciava un po' correre determinati risultati, determinate prestazioni, adesso, nonostante il secondo posto, è molto più esigente di... No, io ti posso parlare di adesso, perché prima purtroppo questo ambiente non lo conoscevo, sono nuovo, per cui... Però insomma penso di essere abituato, perché vengo da un ambiente altrettanto importante e dove la pressione si avvertiva, si sentiva anche lì, per cui è anche giusto, perché dopo il mercato di gennaio e soprattutto in una piazza come Bologna c'è l'esigenza di tornare in Serie A subito. E appunto tutti quanti, come ho detto prima, vorremmo vincere tutte le partite, ma sappiamo che non è facile, bisogna avere pazienza, bisogna avere calma. Bisogna prendere qualche bastonata come la mia presa con Vicenza, per cercare sempre di imparare sicuramente, perché da queste cose bisogna capire cosa è giusto, cosa è sbagliato e cercare di migliorare. Cioè, ti vieni anche tu da una panchina di un grande difensore del passato. Cosa è cambiato nel modo di lavorare? E cosa, come eri abituato prima con Mialovic, come sei abituato adesso con Lopez? Cosa hai visto? Ma ogni persona è fatta in maniera diversa. Sicuramente tra i due allenatori a livello di persona e caratteriale sono due persone completamente diverse. Il mister Mialovic ha un rapporto, un contatto molto, molto duro, diciamo diretto, all'impatto, anche se è una persona molto buona, chi lo conosce bene è molto buono. Invece mister Lopez è una persona molto più pacata, molto più tranquilla, insomma, comunque sono due ottimi lavoratori, due professionisti seri, perché in questo mondo bisogna essere, prima di essere un grande allenatore, uno deve essere una persona leale, sincera, e penso insomma che tutti e due lo siano. Io il mister lo conosco da un mese, lo conoscevo prima come avversario, come persona lo conosco da un mese, e posso dirvi che in questo mese sia con me che con la squadra è sempre stato molto leale, molto diretto, faccia a faccia, ma sicuramente un uomo leale. Ma certo, adesso faccio una domanda un po' difficile da formulare, spero di arrivarci subito. Quando si dice una persona pacata, tranquilla, cos'è? Nel modo di porsi su questa piazza, avrebbe bisogno di tirare fuori un po' più
di grinta, di fare anche un po' lui, un po' il Mihajlovic con la piazza a volte quando riceve delle critiche, magari ingenerose. Ma secondo me non è giusto comportarsi in una maniera in cui tu non sei abituato, perché io un po' mi ci rivedo, non sarei capace io a fare delle sfuriate quando non sai farle, per cui ognuno deve comportarsi in una maniera come è fatto. È per questo che io ti dico che la persona leale, la persona corretta è una che si comporta come lui e come pensa sia giusto. È naturale che ognuno siamo diversi, siamo diversi, per cui è naturale che il mister magari può reagire in un'altra maniera rispetto a qualcun altro. Però ho detto, l'importante è che sia diretto e che sia, come ho detto prima, leale con la squadra. E questo l'ha fatto, perché l'ha fatto la settimana scorsa, ci ha ripreso e ci ha stimolato. E penso che un po' di risultati si sono visti martedì, anche se il risultato come punti non è arrivato, però nella prestazione di squadra qualche miglioramento si è visto, per cui adesso ci manca solamente la vittoria per cercare di portare a casa i tre punti. La partita di Varese magari è proprio la migliore possibile adesso contro un avversario che ha un sacco di assenti, non è bastato nella classifica, appena cambiato l'allenatore, ha perso 3-0, è una situazione societaria, oppure tutto questo può essere un'ulteriore difficoltà? Non guardiamo a Varese, guardiamo a Bologna, basta. Noi sabato abbiamo Varese, ma poteva esserci Livorno, poteva esserci Carpi, poteva esserci qualsiasi squadra. Noi sappiamo che se ci comportiamo da Bologna, se ci comportiamo come sappiamo giocare noi, come ho detto prima, non abbiamo paura di nessuno, possiamo giocarcela con tutti, perché il valore di questa squadra non è inferiore a nessun'altra squadra di Serie B. Per cui non guardiamo l'avversario, ma guardiamo a noi stessi. Cos'è che ha il Carpi allora più di voi, che è sopra? Bella domanda. C'ha un po' di punti più di voi, quello sicuramente. Poi non so, io sono abituato a guardare in casa mia, in casa degli altri non ti guardo. Senti, ma tu per me hai fatto un discorso giusto in assoluto, no? Cioè Bologna sulla carta è probabilmente lo squadrone del campionato. Nello stesso momento, dopo queste due partite casalinghe, mi chiedo nel vostro spogliatoio qual è lo stato d'animo, cioè se c'è, insomma, come dire, per quale cavolo di motivo insomma, abbiamo avuto questi due risultati un po' così, oppure invece se siete vogliosi di rifarvi. Quello sicuramente. A livello personale, io dopo la partita di martedì ero incazzato come la iena, perché volevo vincere a tutti i costi. Purtroppo non ci siamo riusciti, siamo andati vicino, perché lui ha preso la traversa, per cui c'è un po' di arrabbiatura dentro e bisogna trasformare in voglia di vincere per sabato, per cui io penso che vedo che dentro lo spogliatoio c'è voglia di fare meglio, perché sappiamo che possiamo fare tanto meglio sicuramente, e voglia di cercare non di uscire da questa situazione, perché non la vedo così tragica come tanti la fanno, ma la voglia di spattare anche questo tabù in casa, questa sorte non so di che cosa, che non ci fa fare gol in casa, che poi abbiamo delle individualità importanti, ma non riusciamo a sfruttarle per il meglio, e sicuramente bisogna lavorare per cercare di farlo, perché i nostri attaccanti, i nostri centrocampisti non sono diventati da scarsi di nessun colpo. Insomma, hanno le spalle curriculum importanti, anni importanti con prestazioni e gol, per cui sono sicuro che anche qui riusciranno a farle. Senti, per tua esperienza, quanto è fattibile a questo punto, in un tratto della stagione, cambiare modulo? E se ti è capitato appunto di una delle squadre in cui hai giocato di stravolgere a stagione in corso l'assetto tattico? Beh, ci può stare, questo qua è sicuramente una domanda che va fatta all'allenatore prima di tutto, noi facciamo i giocatori come è giusto che sia, però le esigenze magari che ti mancano degli uomini, ci può stare che si possa cambiare modulo,
sicuramente bisogna lavorare, però io sono sicuro che se dovesse essere, lo si fa in base sempre ai giocatori e alle, diciamo, alle qualità dei giocatori, come posso dire, alla, alle caratteristiche dei giocatori, a quelli che c'è a disposizione. Comunque ti è capitato quindi di dire... Sì, sì, come no. Anche più di uno. Senti, invece, prima ovviamente dicevi il tuo adesso sono rincazzato, volevo vincere, e si diceva prima che comunque la difesa, il vostro poi l'avete poi sempre fatto, perché a parte due tiri da lontano il gol non lo prendete da un bel po' di tempo. Invece lo stato d'animo degli attaccanti, che non solo non riescono più a segnare, ma forse anche per colpa dei centrocampisti o anche della difesa che non fa gioco, anche delle, quelle che hanno le sbagliano e ne hanno veramente poche. Il loro stato d'animo come lo vedi? Penso e credo che siano incazzati quanto forse più di noi, per cui se uno ci tiene e ha voglia di fare, ha voglia insomma di raggiungere l'obiettivo, è giusto che sia incazzato, ma come dicevo prima l'incazzatura non deve essere una forma di mollare, di dire non ce la faccio, no, deve essere una cosa di dire adesso sabato vado lì dentro e vi faccio vedere io, cerco di... perché si fa così? Perché il calcio c'è i periodi che provi a far di tutto e non ti riesce niente, poi magari quando meno te lo aspetti ti giri di schiena, la palla ti rimbalza addosso e va dentro, per cui bisogna tenere duro in questi momenti e quando le cose vanno male, io parlo a livello anche personale, e per esperienza bisogna tenere duro, andare avanti, lavorare, mettere da parte tutti i pensieri negativi che ti possono venire a passare per la testa e credere in quello che si fa, perché se non credi nel lavoro quotidiano, se non credi nei tuoi compagni che ti stanno vicino, difficilmente puoi raggiungere l'obiettivo, per cui bisogna andare avanti consapevoli del fatto che è difficile, però si può fare. Senti, secondo te invece i mancati risultati in casa sono più dovuti al fatto appunto che magari le squadre, gli avversari si chiudono, oppure il fatto, non so, un atteggiamento mentale, la necessità di le aspettative, cioè più una questione mentale o più una questione appunto legata alla partita e agli avversari e al loro... Può essere un po' tutte e due le cose sicuramente, perché sono due aspetti importanti a livello calcistico, sono due aspetti importanti. Per cui anche le due cose insieme ci possono stare. Però bisogna eliminare dalla nostra testa. Perché non possiamo andare avanti fino a fine maggio a dire che gli altri si chiudono o che noi abbiamo pressioni. Non si può, purtroppo. In un periodo in cui il gioco latita, forse sono ancora più importanti i calci piazzati. Sansone, che tu conosci bene, ci ha fatto vedere già delle punizioni notevoli. Forse invece l'ultimo partito sui calci d'angolo, da tutti stranamente la rivi, state lavorando un po' tuffato anche il vizietto del gol, magari per essere proprio più giusto. No, è bellissimo il fatto che se riesci a sbloccare qualche partita su calcio piazzato è tanta roba, nel senso che magari le altre squadre poi si sbilanciano e ti lasciano più spazio. Per cui bisogna lavorare sotto questo aspetto. Abbiamo, come dicevi, giocatori bravi a tirare delle punizioni e bisogna sfruttare di più sicuramente i corner oppure le punizioni laterali, tutte quelle punizioni, ecco, dove puoi fare degli schemi e fare gol di testa, per cui dobbiamo lavorarci, dobbiamo sfruttarli meglio. Lopez dice sempre, punta molto sul fatto del migliorare, insomma, sulle qualità che dovete appunto aggiustare un attimo così, sul fatto della velocità del pallone, no? Dice dobbiamo far girare la palla più velocemente e tutto il resto, è tanto difficile, perché ogni tanto dice, no? Abbiamo fatto un passo indietro da questo punto di vista, no? Adesso, cioè sempre in tutte le conferenze dice dobbiamo giocare in maniera più veloce, far girare più velocemente la palla, ti chiedo adesso se sei un giocatore, io non lo so, no. Se è una questione, dato che tutte le volte lo sottolineo, se è così difficile. Ha ragione, perché si finisce mai di migliorare, anche quando lo farai in maniera veloce, dovrà farlo sempre più veloce, per cui... No, è una cosa, come parlavamo prima, che le squadre si chiudono tutte dietro, che non hai spazi per giocare, è naturale che quando gli spazi si accorciano devi essere veloce a muovere il pallone, se no se tu sei lento loro si chiudono sempre, hanno meno metri da percorrere
e riescono a chiuderti sempre i vari buchi che si creano, per cui bisogna essere veloci, bisogna... A calcio si gioca, tante volte si gioca più con la testa che con qualità tecniche, per cui tante volte se uno riesce a capire prima di testa il passaggio e a farlo magari quando ti arriva il pallone, invece di stoppare, alzare la testa e guardare, vedere già la giocata da fare, quello è un velocizzare il gioco, capito? Per cui penso che il mister si riferisca soprattutto a questo. Ma quella non è una qualità che hai già, cioè che difficilmente si impara? Cioè non è qualcosa di innato, secondo te si impara? Cioè sì, una caratteristica? Sì. Okay. Te lo garantisco. Anche perché le mie qualità tecniche non sono eccellenti, per cui quelle lì... Il Galani l'ultima, poi... Tornando un attimo alla partita con Latina, ci siamo lamentati in altre occasioni Diego e non concesse al Bologna. Quell'episodio con Cremi, quell'episodio intorno al 75esimo, in cui insomma qualcuno ha detto che testa anche voi per Latina, come, come l'hai visto tu? Era fallo nostro. No, 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 cioè, volevo la tua opinione, nel senso. Era fallo nostro. No, che quindi arriva? No, fallo, fallo nostro per di me la maglietta, non si capisce. Come no, lui. In area vostra. No, no, quello con Pini che ti ha dato le spalle. Al secondo tempo. Sì, quando lui era fallo per noi, su di me. O ti fisi fallo per noi, voleva avere un rigore. È il protagonista. Sì, sì, no, era fallo su di me. Grazie. Io vi chiedo, per cortesia, un attimo di pazienza, salutiamo Daniele e presentiamo due...